Vittorio Sgarbi, Dall'ombra alla luce, da Caravaggio a Tiepolo, il suo ultimo libro sul tesoro d'Italia, e questa era solo una piccola sintesi di tutto quello che Vittorio ci ha regalato in televisione, però la prima immagine di questa sera neanche ha bisogno di commenti, è proprio la prima immagine erotica che abbiamo trovato, la casa del centenario, primo secolo, e questi già stanno facendo qualcosa. No, Già si allora, no, voleva rappresentare il sesso, che cosa Vittorio? secondo quello che abbiamo detto, se il collegamento può essere fatto, è dominante la donna. Lui vedi che è passivo, è lei che Ah, agisce, vedi? Allora quindi abbiamo già trovato. siamo nel 60-70 d.C., eppure tutto è chiaro, lui è dominato, è femmineo e lei è pronta a infilarsi nella location, quella cosa che dice, faccio una location, Non lo mettimelo lì. usare, location. Cleopatra, vediamo Cleopatra, è la prima immagine che ci hai Questo è un suggerito. capolavoro, di cui si parla anche nel libro, di una donna, Artemisia Gentileschi, nota anche alle persone che non hanno attenzione per l'arte perché è la prima che ha denunciato il suo stupratore. Quindi la sua gloria non è soltanto nella pittura, ma deve essere una femminista, una che non teme il maschio, che lo denuncia, lo porta in tribunale. E E allora quando, questa immagine era allora, ardita per il è 600. probabilmente il suo autoritratto, però vedi che è un volto non aggraziato e neanche idealizzato. È una donna reale. È una ragazza non Sì, troppo matura, però con il corpo abbondante, con la pancia con la sfatta, pancia direbbe sfatta, Sgarbi. esattamente, e quindi sembra volersi uccidere perché ha perso la bellezza. È realismo puro, senti quasi Realismo l'odore. drammatico. Drammatico è vero, è una figura non idealizzata di Poi donna. un grande capolavoro, Velázquez, La Venere allo specchio. Questo è un capolavoro assoluto, forse il più bel dipinto di donna, di nudo femminile, da Tiziano fino ai grandi pittori dell'impressionismo a Manet, perché vedi In questa cui donna c'era il molle, gioco, no? Di c'è il gioco che mettere il fondoschiena in primo è primo piano piano. e Il alternarlo pittore coglie con lo. un desiderio fisico, puramente erotico, però lei ha un volto, ma è un volto che in qualche modo è come se fosse specchiato nell'acqua. Il l'amorino la guarda e la ama anche l'amorino, il cupidino che tiene, ma quello specchio è la Partecipa rivelazione, al gioco. partecipa al gioco, ma il volto della donna nasconde un segreto. Io sono un fascista, il segreto di una donna è nel volto. Il corpo è quello che tu puoi sentire come attrazione sessuale. Lui riesce a mettere insieme la fisicità del corpo e la E la bellezza del dimensione di primo piano. sogno, di piacere, di amore di quel volto che si specchia. È un capolavoro. Cagnacci, allegoria della vita. Perché questa immagine sembra quasi un'immagine degli anni 70, no? Sì, Sembra. beh, lui è Sei. un pittore romagnolo, quindi è un Fellini del Seicento. Che aveva amore solo per la gnocca, in senso letterale, per i seni, per la bellezza, per la bellezza fisica, vedi la bocca, vedi il naso, però non potendo dipingere un nudo puro, lo traveste o in termini storici e mitologici, lo fa diventare una Cleopatra. In E questo gli mette caso quel velo. no, è l'allegoria della vita umana, perché ha il tempo nella clessidra, Sì, il la volto della donna che morte. diventerà il teschio, il fiore fiorito e il fiore sfiorito che sta là sotto e poi quattro candele che stanno consumandosi. E Ma quella è un'aureola di santità, che quella cos'è? no, quello è l'Ouroboros, che nel mondo antico è il simbolo della vita eterna. Ma osserverai che corrisponde all'Ouroboros la fichetta. Lei sta facendo la fichetta. Il Addirittura. pittore rappresenta, volendolo, il dato sessuale fisico, che è quello di cui questa metafora in qualche modo è solo coperta. In realtà gli interessa il corpo della donna. In quel corpo c'è anche l'anima. Pietro Liberi, un artista che ami la fedeltà alla pace. Pietro E la Liberi pace. è un'alternativa a Cagnacci romagnolo e questo invece è Veneto. Ha una pittura più fresca, più frizzante e rappresenta un approccio quasi lesbico. Sembrano Maria Rosaria Rossi con la Pascale e Dudù. C'è È il molta gruppo che stava sensualità. davanti, sì. Queste donnine che si toccano, che si prendono. Lui ha una pittura che è tutta per il puro piacere, un piacere puramente fisico. Come quello di Cagnacci, ma Cagnacci traveste inventando un'allegoria. Qui invece lui l'allegoria la fa dimenticare, non capisci che sono la pace, la lealtà, sono due donne che si abbracciano e si amano e godono della loro fisicità. Ecco, prima di Quando due prendere donne stanno querele con insieme, paragoni no, volevo attuali del dire, tutto quando due donne inventati. stanno insieme, chi prevale? In questo mondo saffico e lesbico così diffuso, chi prevale? Perché voi parlavate del dominio Sì, della donna, in sì, sì. questo caso qui vedi Sono che due nessuna, ecco, donne. due donne. Goya, la maglia vestita. E Beh, qui c'è cos'è? il tema del disvelamento. Questa ragazza è eccitante, seducente in questa dimensione della donna che Goya ama e la mette su questo lenzuolo che ha una sua trasparenza, come se E subito dopo stesse la stessa, svestita, la sveste. vediamola. Ma osserverai che è più sexy quella vestita di quella nuda. Vediamo È un quella nuda. paradosso. E poi ti voglio portare sul quadro che ti ha creato una. Ecco, sì, Ecco, sicuramente è più sexy quella quella vestita. nuda è vestita della sua anima, è idealizzata.
e vedi che alla fine lui fa un corpo che sembra una scultura antica. Allora, se torni indietro, sotto le vesti di quella senti passione, calore, eros, e qui quella vestita è più sexy di quella nuda. Allora andiamo a Gustave Courbet, L'origine du monde, perché questo quadro hai messo in crisi i social network, hai fatto un selfie davanti a questo ritratto e Facebook ti ha sospeso, pornografia! Sì, ero Lagarde d'Orsay, questo grande capolavoro della pittura realista del secondo Ottocento, che rappresenta quello che dice, che senza fu misconosciuto, no? Fu dimenticato dai contemporanei, troppo realista. Era l'origine del mondo, fortuna. È questo, da lì esce la vita. Allora lo ebbe in proprietà Lacan, il grande psicanalista, e lo teneva coperto con un dipinto di matta, lo scopriva come una rivelazione, quindi c'era l'idea che ci fosse una cosa pornografica. Quando sono stato fotografato a Lagarde d'Orsay, hanno pensato che fosse in un bordello. La location, non hanno capito che era un museo. Non hanno capito la location. È andato a puttane, ha trovato una troiona con le gambe aperte, è uno stronzo, lo censuriamo. Abbiamo dovuto spiegare che il dipinto esposto con tutti gli onori a Lagarde d'Orsay. Ti faccio l'ultima domanda e ti chiedo, lo faresti vedere nelle scuole? Lo spiegheresti ai ragazzi, anche minorenni? Ma sì, perché Adamo ed Eva sono nudi. Masaccio e Masolino li dipingono però nudi. Però non sono nudi così, nell'iconografia. Beh, però la nudità è di per sé naturale. È essere vestiti che è pornografico. Quindi potremmo essere tutti nudi. D'altra parte Buñuel lo ha mostrato in molte occasioni. Qui è talmente evidente che lui, tagliando la testa, vuol mostrare che da lì nasce la vita, che non c'è pornografia. C'è la vitalità che esce e la vita che esce dal sesso. Io immagino che la parte superiore più pornografica sia la Gioconda. Se io dovessi immaginare qual è la testa sotto di questa, c'è quella troia della Gioconda che ti guarda, vieni stanotte, vieni da non me, la buttare in casa, vieni qua. E ti faccio l'ultima domanda, c'è un tabù? C'è un tabù nell'arte? Mentre scendo a concludere questo programma, l'arte ha un tabù? È una domanda troppo difficile, perché l'arte rappresenta qualunque cosa. Il problema è che non sappiamo qual è il confine con cui l'arte si afferma. Possiamo chiamare arte quello che non lo è, ma in questo caso credo che l'arte non possa avere confini. La fantasia dell'uomo è sconfinata e può rappresentare qualunque visione, qualunque sogno, qualunque follia. Quindi non so. Pensa che Pacciani fu condannato perché un pessimo magistrato, di cui non voglio dire il nome, scambiò per opera sua un disegno pornografico di un pittore surrealista. Era in realtà una riproduzione che aveva in casa. Ma quello disse, uno che fa una cosa di questo genere è sicuramente un criminale. Quindi l'arte non ha confini, perché il suo confine è la fantasia. Potrebbe essere questa una chiusura per la puntata?